Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Volevo sapere chi sta conducendo questa trasmissione. Beh, ho dato che è il mio indirizzo. Sono Claudio Simeoni. Chi? Claudio Simeoni. Ecco. Ma cosa trattite? Magia, stregoneria e paganesimo. Stregoneria? Guarda che io trasmetto da 3 anni, ragazza, per piacere. Guarda che io non ti sto dicendo, ti chiedo chi sei, perché ti sto ascoltando e volevo solo capire, ecco, credo che anche se riascolteremo questa cassetta che adesso ho registrato, però può anche essere che ne risponderai di quello che stai dicendo. Sì, come no, quando perché vuoi. Non so se tu sai di chi hai parlato. Sì, ho parlato di un'organizzazione che fa del terrorismo sul Li territorio. Li hai conosciuti personalmente, tu, questi? Io ho subito delle vessazioni da loro. Da chi? Da chi? Questo comunque ne risponderò, ho visto che ti piace tanto, grazie. Allora, ma da chi hai da quell'organizzazione lì? Non è importanza da chi, da questa o da quella, da un insieme di organizzazioni che vanno a finire in quel modo. Guarda che il fascismo è morto da un bel po' di tempo. Davvero? Non vuoi dialogare, io non ti sto, aggredendo. Non è vero che il fascismo è morto, agisce sempre di sottobosco. No, ti stai comportando con me come un fascista. Allora, scusa un attimo. Io sto dialogando con te, mi hai detto il nome, ti ringrazio. Scusa un attimo. Mi hai detto cosa stai ritrattando, scusa. Ti ringrazio. Ecco, scusa un attimo, tu mi hai telefonato, ok? Allora, perché non spiegami, non ho appreso all'inizio della trasmissione. Spiegami perché mi hai telefonato. Perché sono Milena. Ah, benissimo, sei la signora qua. Io non ho altro da dirti per telefono. Perfetto. Va bene. Benissimo. Tu mi dirai se da me sei stato aggredito. No, non è vero, da te. Perché guarda, io so quello che facciamo, quindi da me non sei stato mai aggredito. Allora, esiste una cosa che si chiama diritto di esporre le proprie posizioni. Tu non hai bisogno. No, mi devi insegnare niente. Io ho il diritto di difendere la Costituzione della Repubblica Italiana, sempre. Da contro chiunque. È quello che voi, avete fatto. Non puoi difendere la gente. Perché? Ma voi non potete offendere le persone che manifestano il loro pensiero. Ma cosa sai tu? Voi non potete offendere le persone che manifestano il loro pensiero. Non è bene che ti impari a parlare prima. Vabbè, senti, se vuoi litigare per telefono quando vuoi, ma mi puoi anche trovare a casa perché do anche l'indirizzo, anzi te lo do subito, sì, va bene? Dammi l'indirizzo. Sì, come no? Dai, ti metto sul telefono, te lo dico per telefono. No, lo dici. Sì, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Bravo, ecco. Ti vengo a trovare a casa. Ah, boh, è una minaccia? No. Così mi dai le spiegazioni della trasmissione che tu hai fatto. Benissimo. Questo è registrato tutto. Io non ho detto che sei un disonesto e neanche che disprezzo quello che dici, chiaro? A me non mi interessa questo. A me quello che mi interessa è quello che è scritto su questo articolo. È chiaro questo? La tua deduzione non può essere unilaterale. No, è vero. Infatti tu puoi fare la tua. Ecco, bravo. Allora, io ti ho chiesto, tu mi hai aggredito. Io ti ho chiesto, io tu non sei, ti ho aggredito. Perché io non ti ho mai sentito. Ma quindi permetti che ho acceso la radio e non sapevo chi stava parlando e posso anche chiedere chi sei, cosa tratti. Allora adesso me l'hai detto, non occorre che me lo dici in quella maniera perché io non sono abituata, io a te non sto dicendo né che ti disprezzo, che sei schifoso, non te lo sto dicendo. Allora, allora lascia perdere, ti saluto e ti ringrazio, buongiorno. Ho già registrato. Benissimo. Ho anche tutte le altre cassette, credo che siano 400. Non mi interessa, adesso io tratto ciò che hai detto su questo giornale. Perfetto. Va bene. Ok, arrivederci. Salve. Allora, ripeto ancora e riaffermo quanto devo dire. Tutti coloro che fanno la trasformazione di persone in oggetti di possesso, a qualunque titolo, meritano solo disprezzo, perché fino a prova contraria un bambino è un soggetto di diritto costituzionale e nessuno può trasformarlo in oggetto di possesso. Dopodiché esaltare la capacità di trasformare persone in oggetto di possesso merita disprezzo. Pronto?
Torna da denunciare, sei un fanatico. Sì, un fanatico, grazie. Sei. Tutta la radio assieme, vergognati. Ciao. Sapere lo stesso. Allora, ricordiamoci questo, esiste una Costituzione della Repubblica Italiana ed esistono delle leggi ben precise. Quando questo articolo viene fatto, non viene fatto semplicemente per raccontare la storia di una persona, ma viene fatto per indicare dei comportamenti. È chiaro questo? Praticamente si censura dei comportamenti delle persone che probabilmente anche dal punto di vista del pensiero sono anche mie nemiche, non me ne frega niente. Si censura dei comportamenti delle persone che stanno manifestando il loro pensiero. E questo per me è assolutamente inaccettabile. Dopodiché questo giornale, sempre questo giornale, non solo mi diffama con delle lettere, ma mi impedisce il diritto di replica, non mi pubblica i diritti di replica. Per cui ancora di più posso pensare che questo articolo sia un articolo diffamatorio nei confronti della vita. Ancora di più questo. Ah, un'altra cosa, poi se venite a casa mia, tanto non ho paura di nessuno, eh. Pertanto sto prete pedofilo, ringraziamo queste persone, perché queste persone, bloccando e tentando di bloccare quello che è lo sviluppo del pensiero delle persone sul territorio, non fanno altro che aiutare i preti pedofili, non fanno altro che aiutare la corruzione. Vediamo sul Gazzettino, per esempio, sempre sullo stesso giornale Il Gazzettino, no? Corruzione, via un vescovo ortodosso. Il Gazzettino del 23 luglio 1999, con un insolito provvedimento disciplinare, la Chiesa ortodossa russa ha rimosso un vescovo dalla sua carica perché accusato di corruzione e comportamenti sessuali inopportuni. Lo hanno reso noto le stesse autorità. Questo è un trafiletto che appare sul Gazzettino. Attenzione un attimo. Sul Corriere della Sera del 20 luglio 1999 c'è un articolo del Times. Pronto? Sì? Vergognatevi tutti. Grazie, ciao. Maleducati. Ciao. Allora, c'è un articolo del Times in cui si spiega che questo vescovo ortodosso non solo stuprava bambini, aveva rapporti sessuali, eccetera. Pronto? Oh, ciao. Marco. Senti, io sono anche d'accordo con le persone che non sono d'accordo con te e che telefonano per dirti che ti vergogni, no? Però, se ho ben capito, quelle persone dovrebbero essere le stesse che sono dalla parte di quei preti che stai denunciando tu, no? Tipo quello che stai leggendo sui giornali. Mi piacerebbe che qualche volta dicessero anche che, visto che dai anche questo tipo di notizie, che si vergognassero anche questi preti a fare queste cose. No, ma quello non lo faranno mai. Perché guarda, e allora le cose sono due. O non sono vere le notizie che leggi sui giornali, o se sono vere, sono di una gravità enorme. Per cui, se non sono vere, bisogna denunciare la redazione che ha fatto l'articolo. Se invece sono vere, questi signori, quando insultano te, devono insultare anche gli appartenenti della loro religione. Questa è par condicio, vuole essere almeno un po' coerenti, perché io sono anche d'accordo che loro non la pensino come te, che ti trovino fuori da ogni grazia di Dio, ma se quando leggi queste cose, queste notizie sono vere, dovrebbero dire che si vergognino anche questi preti, questi rappresentanti, ma questi qua stai sicuro che li difenderanno sempre, e questo che mi fa veramente venire il nervoso. Ciao, ti saluto. Ciao, grazie, ciao. Allora, questo personaggio qua, i preti che puntano, allora, già denunciato, il potente vescovo di Ekaterinburg è stato accusato dai suoi preti di corruzione. Vi ricordo sempre, allora, visto che la signora sta registrando, che il pazzo di Nazareth stuprava bambini. In Marco il bambino scappa via nudo col lenzuolo, per cui questi preti non fanno altro che imitare il loro fondatore. Pronto? Claudio? Sì? Ciao, sono la Billy. Dimmi. Ascolta, questa signora che ha telefonato, guarda che è dell'Aris, sai? Sì, sì, lo so, ho capito. E lei è della clica di Luciano Faraon? Sì. Di Malatesta? Sì. E che sono stati anche in radio a fare delle trasmissioni per tanto tempo. Sì. Per cui io, se vuoi un consiglio mio, tu fai quello che vuoi, ma io non li riceverei in casa questi personaggi, sai? Perché tanto
Non avevi una spiegazione con loro? No, ma guarda che non esiste nessuna spiegazione che io do a loro. Che ma perché devono venire a casa tua? Ma questa è una minaccia. Questa è una minaccia bella e buona. Tu hai detto che vai a casa di loro? No, assolutamente, scherzi. La signora si è presentata dicendo che no. Dopo ha detto che era della, che si chiamava, l'ha detto dopo? L'ha detto dopo che si chiamava. Sì. Che deve essere la Milena Bolgan, che io l'ho già sentita parecchie volte. Sì, ma per me questa gente è mafia. Tutto e basta, cioè non, poi che dopo dicono no, non è vero perché ideologicamente non si può mettere il reato di mafia, eccetera, questo è un altro discorso. Quello che sento io, quello che è la mia idea è questa, basta. Indubbiamente tu hai il diritto di esprimere, loro le esprimono a destra, a sinistra, ai 420, infatti, i giornali, dappertutto le loro idee e fanno quel cavolo che vogliono, sì, sì. Perché un altro non può esprimere la propria idea, scusa. Sì, ma vorrà dire che ci scontreremo nei giusti posti, non c'è nessun problema, Mili. Cioè. A un certo punto no, perché guarda, è sempre quello che loro non si presentano dicendo io sono tale salato come ma hai fatto. Io conosco i vigliacchi li conosco benissimo, non mi fanno paura, capisci? È un po' come il malatesta, no? E veniva in questa radio, perché non sto parlando di altre radio, che siccome io conosco la storia della sua famiglia, conosco la sua famiglia, la cosa, e picchiava la moglie e i figli, li mandava all'ospedale pieni di botte, no? Poi sono scappati, si sono aggregati una setta. Però sono scappati perché lui li picchiava, capito? E veniva qui in questa radio a fare la vittima, capito? Dicendo che la setta gli ha portato via la moglie e i figli. Se gli uomini che non hanno la capacità di costruire delle buone relazioni con i loro partner, con i loro figli, meritano solo disprezzo. Comunque, siccome io ho frequentato parecchie sette, sì? Ma non mi sono affiliata a nessuno, e per curiosità, per capire cos'è che muoveva sta gente, e conosco la cosiddetta setta di Scientology, conosco i testimoni di Geova, conosco i buddisti. Però io non mi sono mai affiliata, sono qui per capire, io vengo per capire e non mi sono mai, però io, per me sono tutte come si dice, forme psicotiche insomma, capito? Tutte le religioni io le penso così insomma, vabbè comunque non è importante quello che penso io, comunque io dico se vuoi avere la libertà di fare quello che vuoi, comportati come vuoi, però io queste persone qua, devo un consiglio, non le riceverei in casa, mi spiace, casa tua, lui ha detto che viene in casa mia, io non mica detto che lo ricevo, cioè non è mica detto, cioè, no, perché, anche perché per me è una minaccia, cioè io l'ho presa come una minaccia grave, gravissima. Dopodiché valuteranno chi di dovere. Comunque loro ci hanno sentito, se hanno qualcosa da dire, se non è vero che fa parte dell'Aris o del CIRS, adesso non so, perché io ho anche i loro libri, qua, quello di Michele Del Re, per curiosità, perché io sai, voglio spaziare in tutte le regioni per capire qualcosa, sì? C'era qualche cosa che mi interessava, ma non ho mai trovato niente che mi interessasse più di tanto, insomma. Vabbè, ti saluto, dai. Grazie, ciao. Ciao. Sì, in effetti è chiaro che è una minaccia piuttosto grave. E pronto? Ciao Claudio, sono Stefano da Mestre. Ciao Stefano. E mi ascoltavo appunto queste persone che telefona, che sono mi anche offende, insomma, che è il modo in cui si esprime. Guarda, mi viene in mente questa frase che non so di chi sia, però mi viene in mente di dirla, no? E diceva più o meno così, no? Cioè diceva, mi non penso come te, però daria a me vita purché ti te possa dirlo, insomma, no? La tua opinione. Quindi queste persone qua che telefonano così, secondo me in modo un po' stupido, insomma, non ti appensi, ascolta, valuta e dopo prendi le tue posizioni, ma non telefonare così solo per
colpa il fatto ma che si offenda. Vedi, no, vedi, roba, quella persona si prendeva, se l'è presa diretta perché lei, da quello che ho capito, è l'oggetto che ha fatto questo articoletto, cioè è quello che ha fatto questo articolo. Sì, se sentito preso che, in prima persona sono posto fatto. Per me ha il massimo disprezzo, perché il punto è questo, o le persone sanno costruire dei buoni rapporti con i loro familiari, con la loro vita, e allora meritano di vivere. Ma chiaramente se io picchiassi mia moglie o avessi un cattivo rapporto con mia moglie va via e mi manda a quel paese, è giusto. Sì, cioè, sì, no. Certo, ma sinceramente quando mi ti ascolto da tanto tempo, certe cose te mi fa pensare, certe cose sinceramente non ne capisco niente perché non ho... Però sento che c'è qualcosa di positivo su quello che te mi dici, cioè voglio dire, tante cose riesco a capirle e metto in moto, diciamo, il mio cervello e tento di applicarle e di capirle sempre di più, insomma. Però sinceramente queste persone che telefonano non vedo il motivo di offendere le persone soltanto perché pensa diversamente te o presumibilmente ha un'ottica diversa, insomma. Cioè, condivido il tuo punto di vista, che cosa è proprio un modo cattolico di vedere cose. Esatto. Ma non lo dico in modo per offenderle, non perché voglio offenderle, perché un'ottica che dovremmo buttarla via, insomma. Bisogna metterci al confronto tra persone con buon senso, insomma, dopo ognuno ha il suo punto di vista, vede in maniera diversa, è morta, insomma. Però senza offendere, senza avere questi modi un po' brutti, insomma. Ti dirò che tempo fa mi è successo a casa, mentre ero in giardino, dei testimoni di Geova e si è fermato. E sinceramente quando che parlo con persone tratto tutti quanti la stessa maniera, cioè che se un testimone è un cattolico o un ebreo per me è la stessa roba, non so che cambia niente, no? Però quello che mi ha proprio seccato è che fatta una persona che attraversa la strada e si avvicina verso noi altri, dovremmo un Dio parlare in modo tranquillo, insomma. Questa persona, una signora, ha attraversato la strada e la prima frase che ha detto, chiaramente il testimone ti vedi, insomma, non vedi se posso, insomma, sbagliarti, ecco. Ha attraversato la strada, è venuto vicino apposta perché mi sono accorto, e la prima roba che ne ha detto fa, ragazzo, sta mia badarsi qua, insomma, che sei quattro stupidi, tieni la tua ragione e basta. Ma sti, e ora mi penso che queste persone che te hai la stessa stregua di questa qua che mi ha fatto sto tiro qua. Cioè, voglio dire, se non c'è tolleranza verso st'altri, non sta a permettere che anche stati e gabbia con te, insomma, a questo punto qua, insomma. Che vuol soltanto, diciamo, cercare di capirsi e mettersi a confronto, insomma, tutto qua, insomma. Ti saluto, ciao. Ciao, ciao. Pronto? Pronto? Sì. Senti, io sono Elio Pettenò e abito a Maerne in via Stazione 81. A me che me frega? Cioè, stai attento una cosa, stai attento una cosa, se sei un po' educato. Solo quando tu dici che Gesù di Nazaret è un infame, è un'infamia la tua. E ricordati che io non ce l'ho con te, non ce l'ho neanche con quante fesserie che tu dici. Vabbè, ce l'ho d'accordo. Tanto con una cosa. Ciao, ciao, ciao. Aspetta una cosa. Ciao, 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 ciao. Va bene, ok, ciao. Aspetta. Lo puoi dire anche in altri posti, non è necessario che lo dici qua. E Gesù di Nazaret e l'infamia umana è un libro che è di quasi 800.000 caratteri ed è l'analisi di tutta una serie di aspetti del Gesù di Nazaret attraverso i quali metteva in ginocchio, distruggeva il divenire degli esseri umani. Ora, il giudizio che io do alle cose è un giudizio che parte dal mio modo di pensare. Pronto? Parlo di testimoni di Geova. Il giudizio che do io alle cose parte dalla mia costruzione filosofica, dal mio pensiero, non parte dal pensiero di un altro. Perché chiaramente se uno dice la figlia è mia, ne faccio quello che voglio io, questo è un pensiero cristiano, fa parte della tradizione cristiana. Io dico, i figli sono persone di diritto costituzionale e hanno il diritto di crescere al meglio e avere tutti gli strumenti per affrontare la vita. Se tu non gli hai dato quei strumenti, meriti disprezzo. E questo viene fuori dal mio, dalla mia struttura di pensiero. Della tua struttura di pensiero sono fatti i tuoi, cioè non mi interessa più di tanto. Pronto? Pronto? Sì? Senti, ma vuoi tenermi la linea un attimo? Hai già parlato abbastanza, ciao. Cioè, ha già parlato abbastanza uno che insulta, mi ha già insultato abbastanza, no? E comunque, Gesù di Nazaret è comunque l'infamia umana, ma non è l'infamia umana perché a me mi va di insultarlo, ma perché mettere in ginocchio gli esseri umani pretendendo
di essere il loro padrone, perché lui è mandato da Dio e non passerà quella generazione senza che lui verrà alla destra del Padre, sulle nuvole e tutto il resto, è veramente una porcheria. E fa parte di quello che era nel paganesimo politeista tutta la struttura superstiziosa. Pronto? Tutta la struttura superstiziosa. E tutta la struttura superstiziosa è stata sintetizzata proprio in questa infamia. Questi quattro Vangeli ufficiali sono quattro operazioni politiche che avevano uno scopo preciso: mettere in ginocchio chi non si poteva difendere. E mettere in ginocchio chi non si poteva difendere è entrato all'interno del sistema sociale in maniera così forte, in maniera così preponderante, da diventare dogma cattolico, cioè la gerarchia, mettersi in ginocchio avanti il più debole. E cosa assistiamo? Adesso un ultimo... Pronto? Ancora... Allora, un attimo, non prendo più telefonate per qualche minuto. Per qualche minuto non prendo più le telefonate. Perché? Perché voglio parlare di una cosa precisa, ed è una decisione, una delibera della Corte di Cassazione, una sentenza della Corte di Cassazione a Camere riunite. Allora, mettiamoci d'accordo, che cos'è una sentenza della Corte di Cassazione a Camere riunite? È il massimo interpretazione che dà la Cassazione a quella legge, cioè c'è una legge che deve essere interpretata, l'interpretazione che ne dà la Cassazione a Camere riunite significa che tutta la magistratura in Italia, Cassazione in primo posto, ma anche la magistratura periferica, cioè le corti d'assise, corti d'appello, i pretori, eccetera, devono unificarsi a quella sentenza. La sentenza a Camere riunite dice questo, attenzione, Stato e cittadini devono avere gli stessi diritti. Cosa significa questo? Abbiamo già avuto precedentemente una legge che ha tolto al magistrato, al poliziotto, a tutta una serie di personaggi il fatto di essere pubblici ufficiali, cioè il diritto prioritario di imporre agli altri il fatto di essere pubblici ufficiali, cioè ha tolto il diritto di offesa pubblico ufficiale, cioè come particolarità. Bene, questa sentenza dice ancora: lo Stato non è padrone del cittadino, ma lo Stato e tutte le istituzioni dello Stato sono alla pari del cittadino, cioè sono delle personalità giuridiche che devono vedersi alla pari col cittadino. Cioè per la prima volta nella storia, da 2000 anni, il macellaio di Sodoma e Gomorra viene allontanato dallo Stato giuridico. Per la prima volta lo Stato non è padrone del cittadino, che se non fa quello che vuole manda il diluvio di Sodoma e Gomorra e li ammazza tutti. È chiaro? Lo Stato deve rispondere alla pari, cioè se il cittadino fa un torto allo Stato viene punito per il torto che fa lo Stato. Se lo Stato, un ente, una persona che partecipa a un ente, a un'istituzione, qualcosa, fa un torto al cittadino, viene punita perché ha fatto un torto a un cittadino. Cioè sono due soggetti di diritto che sono alla pari. E questo per la prima volta non è mai successo. A proposito, che i bambini abbiano gli stessi diritti degli adulti è una modificazione che è stata fatta recentemente la legge. Prima non era così, tanto per essere chiari. I cattolici hanno sempre messo in ginocchio i bambini, ci hanno sempre stuprato i bambini. E ricordo ancora una volta, visto che qualcuno si diverte, che mentre il cattolicesimo, il cristianesimo, parla di un Dio creatore e impone alle persone di mettersi in ginocchio davanti al Dio creatore, con tutte le forme possibili e immaginabili, con tutte le varianti che ci sono, il paganesimo politeista e la stregoneria dicono che la costruzione della coscienza universale avviene dagli enti e dalle coscienze che agiscono in questo momento. Pertanto, ogni ente, ogni coscienza in questo momento potrei dire che è soggetto di diritto costituzionale, cioè tutti i diritti per costruire se stessa all'infinito. Articolo 4, comma secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana. Lo ricordate? Articolo 4, comma secondo. Perché io sono qui a parlare in radio? Per difendere l'articolo 4, comma secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana. Io sono qui a trasmettere per ordine della Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 4, comma secondo. Tanto per essere chiari, L'ho già ribadito in più trasmissioni e continuerò sempre a dirlo questo. Allora, questa sentenza della Corte di Cassazione per la prima volta ha portato il cittadino alla pari dello Stato. Pronto? Mamma mia. Il cittadino alla pari dello Stato. Per la prima volta ha tirato via, il cittadino non è più sottomesso allo Stato. È sottomesso alla legge però, Cioè la legge è uguale per tutti. La stessa cosa è avvenuta anche recentemente. Pronto? Pronto? Sì? Scusi,
giornata e mi spero che non te ne sari il telefono perché condivido tante robe tue. E però mi pare che ti sei più guai di altri, insomma. Cioè, te vuoi inculcare le tue idee come che fai gli altri con tutti. O no? Tu fai un'affermazione che quello che è la tua impressione, hai il diritto di avere la tua impressione. Cioè. Perché mi adesso mi dispiace anche che non ti riesca a parlare che il signor sì. parlare. Anche se sei contro. No, ma mi aveva già insultato abbastanza. A questo punto qua, la radio ti dà una possibilità di esprimere sì. no? in tutte le tue idee, eccetera. Mi sta bene, ascolto, no? Poi valuto con la mia mente e ora trovo che sia sbagliatissimo offendere e chiudere il telefono a una persona che vuoi. Vedi? Dopo sarei altri che valuta. Io all'inizio del. Finché te fai così, sarei altri che te valuta malamente. Vabbè, ma io non ho problemi che gli altri mi valutano malamente. Cioè, mettiti in questo, cioè, io non sono qui per convertire. Tu dici io sto cerco di inculcare alla gente, in realtà io non sono qui per convertire, io sono qui no, io sono qui per alzare un'antenna affinché tutte le persone che hanno la sensibilità del mondo non vengano stuprate o messe in ginocchio da figli di puttana. Con termine figli di puttana voglio indicare tutta quella serie di comportamenti. Ascolta, ma tu usi una roba che vada a vedere anche i genitori, si sei contenti che Sofia gli vada di qua o vaga di là? A me sta bene o che sia dappertutto. Sì, ma vengono educati. Allora, tutto lo stupro che esiste tutto lo stupro nei confronti dei minori che esiste in questo momento deriva, non è questione culturale, ma deriva dal concetto di oggetto di possesso, cioè di trasformare un individuo in oggetto di possesso. E si alimenta questo essere oggetto di possesso attraverso lo stupro, attraverso tante perversioni, che non è solo lo stupro, chiaramente. Bene, questa deformazione mentale deriva dai dogmi cattolici, dove Dio è padrone degli uomini, il Papa è padrone di tutti, il Vescovo è padrone di tutti, eccetera. Che queste cose socialmente sono state scalzate. Sì, perché la lotta di classe lo 200 anni dalla rivoluzione francese fino ad oggi i suoi poteri sono stati limitati. Quello che mi fa rabbia è che quando che uno telefona, no? Perché non si approva le tue idee che gli chiudi il telefono. Questo mi urla. Scusami, ma tu voglio sentire. Senti un attimo, ma tu mi vedi a me telefonare a Wojtyla e insultarlo dicendogli che è un infame? Cioè, se io dico a voi dia, sta roba qua che ti hai fatto una porcheria, questa è un'infamità, questo deriva dal tuo credo che fa schifo, e lo dico qua. Ma se io gli telefono a voi dia una roba del genere, pigliano e mi buttano giù. Non è importante questo non è importante. È uno che ha costruito la sua vita e muore nel modo squallido come l'ha costruita, questi sono fatti sui. Però se io telefonassi a voi dia a insultarlo come fanno queste persone, pensi che direi sarei già buttato giù al telefono? Ecco, non so. Ma che sei tutti i precedenti. Ah, ecco. Anche dei precedenti, sì. Comunque, ecco, quello che mi vorrei ribadire, no? Dire, per l'amor di Dio, nessuno, siccome che sia radio in mano, cioè perciò nessuno lì fuori che spegnendo la radio non puoi dirti. Ma sai queste persone cosa hanno in mano? Hanno giornali, giornalisti, hanno sindaci. È intervenuto il sindaco di Treviso per impedirmi di tenere una conferenza, è intervenuto Biffi per impedirmi di tenere una conferenza a Bologna. Cioè, hanno in mano ben più che una radio per un'ora e mezza. Questi stanno tentando di stuprare l'intero tessuto sociale. Una roba che signora Ami, per modo da dire, non voglio difenderla, però mi è personale che aiuta. Chi? Sì. Chi è che ti ha aiutato? La signora che ha telefonato. Mi fa piacere. Non vuoi approfondire né perché. No, ma no, non devi dirlo a me. Nessuno mi ha inculcato le tue idee. Sì. Perché sono a mie cercare, perché ci sta degli altri che hanno fatto del male, perché mi cerco di rispettare tutto e tutti. Ma tu hai diritto. No, se uno lo condivide, se uno lo condivide. La tua idea sì? no
e tu dici va bene, e cioè, io non condivido la tua idea, un esempio, no? Ecco, tu dici va bene, entra pure in casa mia, quello che posso ti faccio, eccetera, no? Poi tu vieni a casa mia e mi vieni anche a picchiare, perché io non sono diventata come te, questo. Ecco, ma perché signora mi ha aiutato in questo senso. Bene, ma io a me sta bene, cioè tu hai il diritto, attenta, tu hai il diritto di avere aiuti e di appoggiarti a chiunque ritieni che ti possa dare una mano. Questo non lo metto in discussione. Quando però viene fuori un articolo di giornale fatto in quei termini, è un articolo che colpevolizza, anche perché quello che io non ho aggiunto di quell'articolo di giornale è che davanti c'è la fotografia di quello che ha fatto il massacro in Giappone, c'è la fotografia di un buddista che sta telefonando, dice qua che schifo, che anche al telefonino, e c'è la fotografia dei druidi che stanno celebrando il loro rito, e questo è offensivo all'interno di tutto il resto, cioè quell'impaginazione è un'offesa. Che tutte le persone che entra in qualsiasi setta o in qualsiasi religione e fosse capace veramente di intendere e di volere, no? Perché anche mica tentava di tirarmi dentro in tutti i sensi, no? Però sinceramente mi non tira dentro né uno né altro né altro nessuno. Go praticamente le mie idee, non cerco di convincere nessuno con le mie idee, però cioè, mi dico questo, che a volte, sinceramente, la gente veramente vuole tutelare giuridicamente. Perché quando chi comincia a fare un bel lavaggio del cervello, dopo, oltretutto perché... Ma guarda che il lavaggio, il cosiddetto lavaggio del cervello, che poi è una cosa che è inventata, nasce soltanto quando la persona viene educata dai cristiani a mettersi in ginocchio. Guarda che amico vuole fare appunto... Senti, io ne ho conosciute parecchie persone che hanno avuto a che fare, che mi hanno descritto tutte le situazioni che vivono, che hanno vissuto. A me me ne hanno raccontate più di qualcuna. Però un conto è la persona, un conto è la cosa in sé. Un altro conto è fare di questo una cosa generalizzata con la quale colpevolizzare le persone che stanno tentando di costruire la vita. È questo che io non posso accettare. Ti accenno al mio caso. E guarda che io fra poco però, siccome devo chiudere la trasmissione, vi è Mario, se, Un secondo solo. D'accordo. Mio figlio aveva una fidanzata legata a una setta, no? Io l'ho accettata in casa come una persona qualsiasi. Ho solo detto a mio figlio, queste cose te le devi arrangiare tu. Mio figlio non ha mai detto ma così ma colà. Mi ha tentato e ora di tirarne dentro noi altri e mio figlio. E dopo che ha fatto un can-can, ecco. E ora, a questo punto posso dire che ti te dici che mi fa il lavaggio del cervello, ma certo chi fa il lavaggio del cervello? No, dico che il lavaggio del cervello è possibile soltanto quando una persona è disarmata davanti alla vita. E per essere disarmata davanti alla vita bisogna cominciare molto prima. Ma no, disarmata davanti alla vita, così che tutto quello che gli dà da intendere... come qualsiasi padre. Senti, se tu davi da intendere a mia figlia che esisteva Dio quando aveva 10 anni ti sputava in occhio, capisci? Cioè, lei aveva gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare una serie di cose. Era chiaro che poteva essere ingannata per altre cose, però, indubbiamente. Però posso dirti una roba adesso? Sentite che educa tua figlia ai suoi pensieri, neanche tua figlia si libera di pensare. Ma questo dovresti parlarci con lei. Dai, che te sei la prossima volta discuteremo qualcosa. Va bene. Comunque sono del parere che per ragioni così etiche, educative, eccetera, qualsiasi persona telefona da spazio. No, perché questa è una trasmissione religiosa. Questa è una trasmissione religiosa fatta con dei fini religiosi che ha degli intenti religiosi ben precisi. E quando una persona non si adegua a quei canoni, cioè se io vado nudo in chiesa mi prendono e mi buttano fuori,
capisci? Perché non mi adeguo a quei canoni dove va. Se uno viene qui da me... dentro anche su una moschetta e butta... Ma appunto, è questo che ti sto dicendo. Allora, perché per telefonare da me devi fare metterti nudo? Ma tua nuda come tu. Va bene, dai. Va buon, dai. Va bene, ciao. Ciao, allora, qui dovrebbe esserci Mario e Mario non c'è. E io sbaracco come arriva, vado avanti ancora qualche minuto. Pronto? Sì? Buonasera. Buonasera. Volevo dire un'altra cosa, se intanto se siete presenti in chiesa nudo e ti mando i mascogni. Sì, è vero. Ma sul discorso che se parlavi di Dio a mia figlia a 10 anni e praticamente sì, ti sputavo in un occhio. C'è un'altra cosa che nessuno approfondisce mai, indipendentemente dal clero, che l'uomo non è chiamato a dire io credo in Dio e io non credo in Dio. Mm? L'uomo attraverso le proprie azioni, diciamo, sì, opere d'amore, di assistenza handicappati o tutto, sì, quello, parliamo di Madre Teresa di Calcutta. E che sai che io la chiamo la macellaia dell'India? Non importa, come la chiami tu. E lei vendeva e comperava carne umana? No, lei no, ha massacrato migliaia e migliaia di persone, cioè, no, tanto per essere chiari. Ma perché non lasci finire i pensieri di una persona e poi perché il tuo? E tu non sei chiamato a dire io non credo in Dio, tu sei l'uomo, un grande privilegio, se vuole, di dare testimonianza di Dio attraverso, no, le opere buone. L'uomo è tale nella misura in cui distrugge la miseria. La miseria va distrutta, non può essere venduta e comperata. Come si può comprare e vendere la miseria? Come si può ridurre le persone a quei livelli per venderli, comprarli, portarli in televisione, usarli come merce di scambio? Come si può fare questo? Questo ti chiedo. Come si può fare questo? Questa è un'infamia. La miseria va eliminata. Le persone devono avere una vita decente. Sempre, in qualsiasi momento. Non si può comprare la miseria. Non si può trafficare in persone. Ma vi rendete conto cosa state dicendo? Senti, amica mia, lascia perdere. Forse dobbiamo metterci d'accordo. Curare manicomio. Sì, grazie, ciao. Ma come si può? Come si può comperare e vendere persone? Come si può? Come si può usare la miseria per far carriera, per rappresentarsi in televisione, per farsi passare per buono? Come si fa? Ma ci rendiamo conto che infamia è questa? La miseria deve essere eliminata. Devono essere leggi che aiutino le persone a venire fuori dalla situazione in cui vivono. Gli ospedali devono funzionare per curare le persone, non per ammazzarle. Come si fa a dire c'è la miseria, io buono, vado ad alimentare la miseria? Come si fa ad avere questo testa? Davvero si odia così tanto il sistema sociale in cui viviamo? Si odiano così tante le persone che è necessaria la miseria per rappresentare noi stessi? Il missionario va a aiutare i poveracci in Africa. 200 milioni di morti. Il missionario va a aiutare i poveracci in America. 120 milioni di morti. Ma davvero siamo a questo punto? Pronto? I morti di... No, signori miei, ma ancora vogliamo ragionare in questi termini? Le persone hanno diritti giuridici, hanno diritti all'esistenza, hanno diritti a star bene. Leggete la nostra Costituzione, è importante. Vogliamo ragionare in termini della nostra Costituzione, vogliamo usare la morale della nostra Costituzione, che dice che le persone hanno il diritto al benessere, hanno il diritto di conquistare una buona vita e hanno anche i doveri cui devono attendere. Questo è deve condurre le nostre azioni. Arriva il tizio che mi porta via la figlia perché mi fa il lavaggio del cervello. Ma io devo costruirmi. Devo costruire le mie idee, devo costruire la mia coscienza, devo costruire il mio sapere, devo opporre idee ed idee, devo opporre determinazioni e determinazioni, devo opporre la costruzione di questa società. Vogliamo costruire questa società? E ve lo dice uno che ha tentato di fare la rivoluzione, eh? Pronto? Pazzia, diabolico. Sì, cara. Sì? Ma non ti stai accorgendo quello che stai dicendo? Davvero? Ne sei sicura? Ormai sei fuori di testa? Sì? L'ignoranza è nemica della ragione. Infatti, sì, hai ragione. Sei talmente ignorante perché non sai neanche quello che dici. Sì, grazie. Sì. Ciao, bella. Brava, sì. Pronto? Va bene.
se noi vogliamo avere una direttiva, avere una moralità, avere dei principi con cui affrontiamo la vita, devono essere quelli che ci vengono dalla nostra Costituzione della Repubblica Italiana. Perché quei principi devono guidare le nostre azioni. Quei principi. Dopodiché tentiamo di fare il nostro meglio. Per cui noi dobbiamo opporre idea ad idea, sentire a sentire. Dobbiamo costruire lo stesso sistema sociale. Se uno ne presenta delle idee sbalae, dovremmo avere già fatto precedentemente la nostra costruzione e opporre delle idee a delle idee sbalae. Ma dobbiamo opporre idea ad idea. Non possiamo dire, no, tu mi stai traviando, poverino, mi stai dando delle idee. Ma siamo matti. Ancora a questi livelli siamo. Pronto? Dimmi. Io volevo dire una nuova cosa, che quella miseria che ho detto prima è una nuova giustissima, tante altre mi hanno condiviso che ho detto più indietro, però quella miseria è una nuova giustissima veramente, perché è una piaga che ci va dicono avanti e nessuno o quasi nessuno si ricorda che esiste. Ti sento male, ciao. Scusa ma ti sento malissimo. Pronto? Pronto? Ciao Giampaolo. Qui parla sfigato. Tu devi parlare da sfigato, capisci? Perché quella gente lì è solo legata agli sfigati del campanile. Hai capito? Mm. La chiesa e il campanile che sappiamo cosa rappresentano. Ecco, bisogna rattristarsi, bisogna avere la faccia triste, contrita. Allora va bene, capisci? Non puoi essere allegro, non puoi vivere. Cioè, devi essere, già quando uno nasce, deve avere la colpa di essere nato, di esistere. Bello, non l'ho fatta mo', certo. Certo. Claudio, io ti ringrazio solo per quello che stai facendo in senso generico, proprio perché, a prescindere dalla religione stessa, stai dando una sferzata di vita veramente. Non so, se poi gli altri vogliono vestirsi sempre a lutto ancora prima di morire, va bene, cosa vuoi fare? Lasciali fare, lascia che si vestano. Quella veste porta sfiga e basta, l'ho detto un sacco di volte, mio figlio dice sempre, quella dovrebbero cavarsi solo la veste anche perché portano sfiga. E devono finirla con questa storia. Dobbiamo vivere la nostra vita semplicemente, ma non aver la colpa di esistere. Ciao Claudio. Ciao Giappolo, ciao. Allora, io qua non vedo Mario che arrivi. Pronto? Oh, mamma mia. No. Allora, va bene. Allora, Mario non si vede. Io vado avanti ancora. Se Mario non arriva, chiuderò la trasmissione per ora alle 5. Dopo vi racconterò una storia. Pronto? Sì? Mi chiamo Rita. Dimmi. Io ti ascolto negli ultimi 10 minuti. Oh. E sono d'accordissimo con quello che ti sei affermi, veemente, naturalmente ti ho già fatto. Ti chiedo solo una roba, dietro letto il libro di Franco De Rossi, Se Cristo ritornasse? No, non l'ho letto. Fatelo dare da qualcuno lì in radio che ci sarà anche in giro anche là. E ti vai a leggere l'ultimo capitolo di questo libretto, il capitolo 19, e dice proprio quello che stai affermando tu. Capito? Grazie. Perché in 2000 anni che, mettiamo, adesso mi non sono molto approfondita sulle storie, ma così in linea generale, egolette un po' qua, un po' là, della storia dell'uomo, no? Però negli ultimi secoli, dal Medioevo in avanti, dove che siamo iti, mille volte mi domando se a me pochezza e se a me ignoranza e Dio, ma Cristo benedetto, ma se tutta sta gente che gira per il mondo andando a aiutare chi aveva bisogno di essere aiutato, poveri non dovrebbe essere che ne altri, e invece i poveri sono sempre di più, ti dimostra il fatto che se un 10% che si abbuffa e il 90% che muore da fame della popolazione della terra. Comunque mi sono d'accordissimo con le ultime frasi che ti ha detto. Bene. Ciao. Ciao. Pronto? Di me afferrate solo ciò che vi può interessare. Pronto? Pronto? Sì? Mi trovo abbastanza d'accordo con le tue idee. Io volevo dirti solo una cosa.
Per chi... Posso parlare di Aeto? Che sì, mi... sì, sì, parla come vuoi. Allora, ascolta, l'unica cosa che volevo, un segnale che volevo dare a chi che si è invasato completamente dalla religione, in questo caso al momento che siete confronti con quella della religione cristiana, cioè, mi non riesco mai a capire come si può buttarsi completamente su una chiesa che dai suoi inizi la profetizza la povertà, solo lo spirito e tutto, come si dice, proprio niente di materiale, niente di ricco, e dopo la ostenta delle cattedrali che costa migliaia di morti di schiavi, meglio. Cioè, solo questo dovrei far pensare la gente a non farsi catturare il cervello da certe cose. Mi, dalla religione cristiana, tengo quelle poche cose di buono che sento dentro, ma non ho bisogno di 10 comandamenti per comportarmi bene al mondo. Cioè, ho bisogno solo di me, ho bisogno di essere lucido, certo, di capire chi che sono, da dove vengo, di rispettare le persone che la pensa in maniera diversa. Cioè, no, se la religione, se mi non fosse cresciuto qua in Italia, dove che c'è la religione cristiana, fosse cresciuto in Marocco, mi ci apparia per deficienti qui ormai al maschio, capisci tu? Sì. E quindi è chiaro che ti sei messo su una bruttissima barca, cioè mi ti ammiro tantissimo per il coraggio che te innanzitutto, ma dopo penso che te abbia messo in conto certe telefonate, certe cose che te mi racconto. No, ho messo in conto ben altra cosa io, ma sono già pronto da 20 anni. Perché perché quello che ti stai facendo, qualcuno può vederlo come un'apertura mentale, ma la grande massa che sei da migliaia di anni che ha già invasato la religione, ma può vederlo solo come un'offesa. È vero. Su quello che ricordate, che su questo bisogna, purtroppo, bisogna di occhi, bisogna che te lo accetti, è così. È spiace che persone ti telefona e ti offende, però è così. Sì, sì, ma non è importante, le offese non ha nessun valore. Non ti inviare mai fuori, però comunque ti dico, spero che qualcuno se renda conto, quando ti va a basare i banchi in chiesa, se renda conto che sta... Che sta basando i pie a chi che ha il potere da sempre, a chi che ha fatto quel cazzo che ha vissuto da quando che il mondo è il mondo. Cioè, bisogna che la gente cominci a dividere un po' la chiesa da magari dalla religione, e dalla religione tenere no le parabole, le fantasie, ma il buon senso, le cose che te hai dentro, come che ti si cresciù, quello in cui ti credi, e meno con mio bisogno che qualcuno mi dica non rubare. Io so che la roba non comincia la torla, la roba degli altri non comincia la torla. Certo. Capisci tu? Quindi basta la legge. Mi sembra adesso un caso raro, forse perché ho avuto la fortuna di essere poco acculturato, quindi mi sei riuscito a invasarmi tante cose in testa, mi sono allontanato prima, c'era stato un colpo di culo, cosa ho avuto da dire. Comunque, spero che qualcuno rifletta anche con quello che ti dici, me lo auguro almeno, con tutta la fatica. Non ti preoccupare, grazie. Tanti auguri. Ciao. Il problema di queste persone è che io non permetterò mai a nessuno di disprezzare la Costituzione della Repubblica Italiana. Ricordate che io sono stato un ex rivoluzionario, io ho tentato di fare la rivoluzione, io la passione ce l'ho messa nelle cose che ho fatto e che ho tentato di fare. E adesso ho ritenuto opportuno che l'uomo abbia tutte le possibilità per costruirsi. Per cui io non permetterò a nessuno, nemmeno all'Aris e nemmeno a tutti gli altri, di sputare sulla Costituzione della Repubblica Italiana, mai. Ricordatelo bene questo, sì? Per cui figurati un po', a proposito, se è vero poi quello che ha detto la Milli, sto farò, mi sembra che sia già stato condannato con sentenza definitiva dalla Corte di Cassazione per offese a una religione, da quello che ricordo io, dopodiché controllerò. Pronto? Ancora? Allora, perché non lo faccio parlare questo? Perché quel figlio di buona donna di Luigi da Treviso che ha minacciato, ricattato, e ha fatto anche delle azioni pesantissime con delle persone che esprimevano il loro pensiero. Questo è uno che è da affiancare all'Ares. Pronto? Allora, io qui non ho Mario che arriva, no? E allora andiamo avanti un pochetto ancora. Bene, un attimo solo, finisco qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganismo, perché prenderò un...